Vice Sindaco, progetto Sostare, siamo quasi alla fine, com'è stato? Un'esperienza molto utile e formativa per gli agenti di polizia locale che hanno potuto fare formazione, conoscere meglio anche il modo più corretto per approcciarsi con persone che sono in situazioni di disagio forte, come i tossicodipendenti, come senza fissa dimora, come gli etilici. Dall'altro lato anche una possibilità in più di affrontare in modo completo un tema, quello della marginalità, dell'emarginazione con dipendenza, che spesso è un problema di sicurezza anche solo percepita, ma che è soprattutto un problema sociale che merita di essere affrontato in modo completo. È un modo anche per prevenire che queste persone magari poi emarginate facciano e delinquano. E anche per cercare di in qualche modo indirizzarle sempre più in maniera completa ed efficace verso le strutture di assistenza. L'agente di polizia locale spesso ha a che fare con queste persone, deve avere le informazioni complete, anche sui servizi, anche sulle possibilità, per cercare poi di portarvi dalla strada più persone possibili. Quindi è un modo, direi, completo di affrontare il problema di sicurezza che ha forti ricadute sociali, creando un progetto come questo di sicurezza urbana, un modo moderno anche di affrontare problemi di sicurezza e di vivibilità delle città.